tutti, oggi sono qua per proporvi un video che ho visto sul canale di Paperback Dreams, ve lo lascerò linkato qua sotto in descrizione. In pratica leggerò insieme a voi le recensioni negative dei miei libri preferiti. Le recensioni che andrò a leggere saranno quelle di Goodreads. Io ovviamente non ho fatto ancora nessuna ricerca, quindi non sono molto preparata per tutto questo, però penso che potrebbe essere un'occasione molto interessante. Non solo per scoprire il parere di altre persone riguardo qualcosa che io ho amato, ma anche eventualmente per vedere questi libri o fumetti che andrò a citarvi in maniera un po' diversa. Direi di partire con Mistborn di Brandon Sanderson, fantasy che ho amata la follia, tutta la trilogia in realtà. Andiamo a scoprire che cosa pensa la gente che ha dato una sola stellina a questo libro meraviglioso. Infantile, nessun sviluppo dei personaggi, nessun personaggio di cui mi importasse qualcosa. Non sono molto d'accordo sul fatto che sia infantile come libro, anzi, un libro che è stato troppo spinto e costruito in maniera pigra. Nope. Se penso al mondo, in particolare al sistema magico, a tutte le spiegazioni comunque che ha tirato fuori l'autore, cioè, io ci vedo tantissimo impegno. In questo romanzo ci sono 440... 299 sorrisi, 152... E continua così questa recensione, non so... Vabbè, non sono riuscita a terminare questo libro, lo posso capire, è comunque immenso. Non c'è nulla di originale, non sono tanto d'accordo. E sembra che il libro sia stato scritto da un tredicenne. Dunque, io non ho mai letto un libro di un tredicenne, quindi non lo posso sapere. Forse ha una scrittura un po' scarna Brandon Sanderson, abbastanza semplice, però io la trovo comunque efficace per il genere, o almeno per i libri che ha scritto lui. Non l'ho terminato perché non volevo buttare il mio prezioso tempo, va bene. Sono bene o male tutte così le recensioni, sono un po' delusa da queste recensioni, mi aspettavo che ci fosse un po' più di approfondimento. Perché ok, non ci sono personaggi interessanti, la storyline è infinita, è troppo lungo, è sempre scritto da un tredicenne. Secondo me però si poteva entrare un po' più nel merito, magari analizzare quello che succede, non lo so, mi aspettavo qualche riflessione un po' più profonda, vabbè. Capisco comunque il punto di vista di quasi tutte le persone, è effettivamente un romanzo molto lungo, intanto cerco Solanin di Inyo Asano. Le persone che hanno dato una stella non hanno scritto nessuna recensione. Io sono delusa, ma perché? Questo video sarà un fail tremendo. Proviamo a vedere la versione inglese. Dai, qualcuno avrà scritto una recensione. Diteci perché non vi è piaciuto Inyo Asano, por favor. Ecco, non ho finito questo manga perché la seconda parte, la versione inglese in realtà è un volume unico, però penso che mantenga comunque la divisione fra primo e secondo volume. Ovviamente c'è una parte spoiler che non vi dico, però all'inizio del secondo volume succede una cosa abbastanza pesante e evidentemente questo ha sconvolto Elsie, che voleva appunto gettare il fumetto, stava piangendo, sì, anche a me veniva da piangere ed era furiosa ed estremamente furiosa. Nonostante ami i lavori di Inyo Asano, la storia, i disegni, tutto, Solanin l'ha semplicemente distrutta. Capisco il punto, però io non mi soffermerei soltanto su quell'evento che ha distrutto anche me. L'unica altra recensione che c'è dice che si è fatta prestare il fumetto da un suo amico, ci sono delle parti che le sono piaciute in cui si è rivista, ma la maggior parte del fumetto l'ha skippato. L'ha saltato per andare in fondo, finire il fumetto e vedere che cosa sarebbe poi successo. Allora, io al momento sono delusa da queste recensioni. Voglio dire, Inyo Asano è un autore, secondo me, che divide nettamente il pubblico. Mi sarei aspettata però un'argomentazione del perché non è piaciuto. Andiamo con un altro mio preferito, Poirot a Stiles Court. E qui voglio vedere chi ha coraggio di dare una stella a Poirot. Vabbè, ci sarà sicuramente qualcuno, o no? Chrissy si lamenta del fatto che non ci sia introspezione.
magari è in parte vero, nei gialli della Christie non è che c'è un'analisi super approfondita di ogni singolo personaggio, perché comunque si tratta il lato umano e personale in maniera comunque abbastanza distaccata rispetto a tanti altri romanzi di fiction. Non c'è molto approfondimento da quel punto di vista, ma in parte anche perché non è lo scopo principale del romanzo. Però capisco questo punto di vista. No, Leslie incomincia con sorry Hercule, no, che cosa t'ha fatto? La tua prima avventura era troppo complicata, no, e non interessante. Per tenere incollato il lettore alle pagine, quindi creare suspense, la Christie ci ha ingannati mettendo dei falsi indizi, degli elementi che creano un po' di confusione, ma è quello che si fa nei romanzi gialli, o no? No, this was absolute trash. Non puoi dare del trash a Poirot. Questo è stato il mio primo libro di Agatha Christie. E a giudicare da quanto è stato terribile, sarà anche l'ultimo. Abbiamo perso un fan. Andiamo avanti con Kitchen di Banana Yoshimoto. Secondo Sara, questo è a mani basse la cosa peggiore che abbia letto negli ultimi anni. Mi dispiace. Oh, una recensione italiana. Melodramma eccessivo e finto. Primo libro che leggo della Yoshimoto. Ammetto di essere fuori dal mio radar consueto e il melodramma non risiede nelle mie corde, però qui ho trovato la necessità di infondere angoscia da parte dell'autrice, esagerata e a tratti causa ripetizioni falsa. Per falsa intendo che non riesce a coinvolgerti con il vissuto delle due protagoniste nei rispettivi testi, ma ti lascia solo un guscio vuoto di cui ti dimentichi non appena chiudi il libro. Le similitudini sono spesso banali e allontanano dal testo. Le introspezioni che dovrebbero essere punto di forza quasi sempre arrivano solo a innervosirmi. Di Kitsch mi aveva incuriosito il bizzarro inizio, alla fine mi sono chiesto come mai fosse così lungo, lo stacco poi tra i due capitoli è disarmante quanto alla ridondanza con cui allunga il primo. È un po' difficile da spiegare, ma penso che soprattutto nel caso di autori giapponesi, o li ami o li odi, in genere la Yoshimoto è un po' più apprezzata rispetto ad altri autori proprio per la raffinatezza, la semplicità del suo linguaggio e per le tematiche in cui molte persone si possono rivedere, soprattutto anche noi occidentali. È però qualcosa di distaccato dalla nostra cultura, dalla nostra attitudine. Decisamente non sono sulla lunghezza d'onda adatta, un'occasione sprecata immagino, ma almeno ci ho provato. Ci dispiace. Questo libro è così noioso, l'unica ragione che mi ha portato a finirlo è che ho dovuto leggerlo per la scuola. No! Perché hai messo una stellina senza dire nulla? Il peggior romanzo mai letto, e ne ho letti e giudicati davvero tanti. Un libro che ai tempi non avrei mai promosso per una pubblicazione, di quelli che provi perfino un lieve imbarazzo a rispedire all'autore. No, ma perché? Proviamo a vedere se c'è qualche recensione negativa di Non mi farò coinvolgere di Koyoneda. Sono troppo curiosa. Noioso! L'hanno trovato noioso, ma com'è possibile? Poi ovviamente ci sono un sacco di una stellina senza motivare, l'unica recensione che c'è dice in pratica che non è il genere per lei, anche perché la storia d'amore si concentra sull'invasione della privacy, un personaggio gay che odia essere gay, che in realtà non odia essere gay, cioè è una cosa un pelo più profonda. Forse i miei libri preferiti non sono libri su cui c'è particolare discussione, la gente semplicemente non se li caga e basta. Temo di essere una di quelle persone che ama libri che non si calcola nessuno, perché non riesco a trovare delle vere e proprie recensioni, sia per i fumetti che per alcuni libri che a me sono piaciuti tanto. Quindi io adesso punterei all'ultimo libro, ovvero The Winner's Crime di Mary Rutkowski, un libro che mi è piaciuto tantissimo, infatti non so perché ancora non ho letto l'ultimo libro di questa trilogia, è il secondo della serie e al momento il mio preferito.
Winner's Crime is the most boring book. No, ma non è vero. Dopo aver letto 250 pagine del libro e niente è successo, ho saltato un po' di pagine per leggere il resto. E alla fine soltanto un paio di cose sono cambiate dall'inizio del libro. A me non sembra proprio. C'è gente che si lamenta anche di Kestrel, in questo caso non posso che accodarmi perché in certi punti bisognerebbe prenderla a schiaffi, ma è una cosa che capita praticamente con tutte le protagoniste di serie Young Adult, o almeno a me capita tanto. Odio che ho odiato questo libro e odio che l'ho amato. Fa in pace col cervello. Deluso, c'era un sacco di potenziale. Il primo libro è stato divertente, un sacco di intrighi. È tutto molto prevedibile. Non lo definirei affatto un libro prevedibile, io ho sofferto seriamente. I protagonisti prendono delle decisioni così stupide, in certi casi vero, e non imparano dai loro errori. Boh. Non so, non dovrebbero essere intelligenti. In teoria si spera. Ho fatto gli occhi al cielo ogni volta che giravo la pagina. Sono sorpresa che io che non siano rimasti incastrati così. E niente, direi che la possiamo finire anche qua perché evidentemente non sono molto portata per questo genere di video. Spero comunque che vi abbia strappato un sorriso, o al contrario, magari vi siete annoiati tantissimo anche voi, come la stragrande maggioranza dei recensori su Goodreads nei confronti dei miei amati libri. Scherzi a parte, penso che sia interessante leggere le recensioni negative dei libri che abbiamo amato. Io lo faccio molto molto spesso perché magari a volte ci sono dei libri che ho amato tantissimo per delle tematiche, eccetera, eccetera, e magari mi faccio trasportare da quello e mi sfugge magari un difetto o un aspetto che magari potrebbe essere problematico. Oppure a volte può capitare di farsi sfuggire qualcosa di importante, ma anche in senso negativo, no? E quindi per me è sempre molto interessante leggere chi ha una opinione nettamente opposta, diciamo, alla mia, proprio per poter comprendere e vedere meglio un'opera. E quindi niente, speravo di uscire più arricchita da questo video. Invece, intanto si vede il mio temporino perché fa freddissimo qua in casa, e invece niente, ho imparato che i libri che leggo io sono molto noiosi. Fatemi sapere se voi avete letto uno di questi libri che ho citato e soprattutto se vi sono piaciuti o se li avete trovati noiosi anche voi. Spero che non troviate noiosa anche me. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!